Grazie mille, buonasera a tutti, io mi presento, sono Astrid Morgan, sono un life coach, mi occupo di formazione professionale e di sviluppo personale. Gli ultimi anni della mia vita li ho spesi a studiare una cosa un po' particolare che è quella della funzione cerebrale, della mente, per quanto riguarda l'organizzazione delle informazioni e delle idee. In questo momento mi posso agganciare al discorso di Andrea che ha parlato prima dell'organizzazione del tempo, perché penso che siamo a un momento storico in cui veramente il tempo è una cosa che si sfugge in continuazione. Infatti, la prima domanda che vorrei farvi è: chi di voi ha un'agenda? O utilizza un'agenda? Ok? Alzate le mani. Chi di voi utilizza un'agenda? Ok. Quasi tutti. Potrei anche chiedervi: chi di voi usa due agende? Tre agende? Generalmente uno sul cellulare adesso, uno cartaceo perché a volte ci piace prendere appunti, uno informatico, il computer, uno che potrebbe essere umano, un partner. Ti ricordi stasera che andiamo alla cena o un figlio magari domani facciamo questa cosa? Quindi noi organizziamo il tempo in continuazione. Poi la seconda cosa, organizziamo le cose perché abbiamo bisogno di chiarezza. Quindi la mattina, per esempio, classico esempio, apriamo il nostro armadio e troviamo, speriamo, non una cosa di questo genere, però amiamo l'organizzazione anche nelle piccole cose, perché trovare un armadio di questo genere, quando vogliamo vestirci la mattina in fretta, è un caos, ci fa perdere tempo, quindi tendiamo ad avere una super organizzazione delle cose, dell'armadio soprattutto, sapere dove abbiamo messo la camicia, dove abbiamo messo un pantalone e così via. E questa è l'organizzazione delle cose. Poi arriviamo anche all'organizzazione degli ambienti in cui viviamo. Le nostre case, i nostri appartamenti sono divisi in varie aree. Il bagno, la camera, piuttosto che la cucina. Magari ottimizziamo i tempi, mettiamo la cucina vicino al soggiorno. Così ci perdiamo pochissimo tempo a farci da mangiare, fare pochi passi, trovare un divano, mangiare, dormire sul divano. Quindi ottimizziamo anche tantissimo i tempi. Quindi organizziamo i tempi, organizziamo le cose, organizziamo gli ambienti e poi arriviamo al lavoro. E come facciamo per organizzare gli appunti e l'informazione? Questo a qualcuno richiama qualcosa in mente, eh? Prendiamo computer pieno di post-it, magari la parete dove lavoriamo. Quindi noi riceviamo tantissimo informazioni in questo momento. In questo momento storico, in una giornata sarà creata quanto informazione in quanto ci è umanamente possibile assorbire in tutta una vita. E quindi, cosa facciamo per organizzare questa informazione? Continuiamo a fare post-it o su fogli volanti, ne troviamo dappertutto anche in macchina e perdiamo queste preziose informazioni. E quindi io organizzo l'informazione attraverso le mappe mentali. Quindi questo, per esempio, è la stessa cosa che trovate più o meno nella vostra brochure. Organizziamo i pensieri, le informazioni, in modo utile. E cosa si fa con le mappe mentali? Non solo si organizza i pensieri, però si guadagna tempo. Semplicemente come? Come utilizziamo la stessa formazione che noi abbiamo del cervello? Questa è la rappresentazione di un neurone. Abbiamo un neurone, abbiamo il nucleo chiamato soma, poi una diramazione, l'assone, poi finisce a una finalità di dendriti. Questa è la formazione proprio come funziona il nostro cervello. Io utilizzo la stessa cosa. Quando si fa le mappe mentali, si mette al centro della mappa, quindi nel nucleo, nel soma, il progetto o l'informazione che sto ricevendo e lo sviluppo attraverso delle diramazioni. Questo perché? Perché la mappa mentale, il primo fattore è l'organizzazione dei pensieri. Il secondo fattore è pianificare le cose con chiarezza, non avere 43.000 punti, dei libri, le riviste, il computer, le cartelle, però su un foglio voi trovate tutto
la vostra pianificazione, un foglio solo. E la terza cosa è la memorizzazione, è molto importante a lungo termine però, perché in questo momento non serve a niente memorizzare informazioni che durano un giorno o una settimana, non siamo più a scuola. A scuola si poteva andare bene per fare gli esami, però adesso ci importa che il nostro tempo che utilizziamo per studiare una cosa o per sviluppare una cosa sia rimane il nostro cervello a lungo termine. Quindi vediamo la memorizzazione come funziona. La memorizzazione funziona attraverso immagini. L'immagine è cruciale per l'essere umano. Noi pensiamo attraverso le immagini, non tanto attraverso le parole. Quello che ci rimane nella nostra mente sono le immagini. La specie umana ha iniziato a fare disegni sulle caverne ben prima di poter parlare, perché un'immagine veramente è un raggruppato di tantissime parole, quindi utilizziamo un'immagine per memorizzare. Poi utilizziamo i colori sono importantissimi per la memoria. Oggi che siamo al TED, il colore principale è il rosso, lo vediamo dappertutto. Il rosso è molto importante per noi. Durante la nostra evoluzione il rosso è stato un archetipo del sangue, quindi era molto importante per noi ricordarci che questo colore ci richiama una pericolosità, cioè o è il mio proprio sangue che sto perdendo e quindi devo fare attenzione, o magari ho ferito qualcuno o un animale per poter sopravvivere. Quindi il rosso, perché la donna vestita di rosso magari attrae l'attenzione, o una bella Ferrari rossa, perché richiama nell'archetipo la sopravvivenza della specie. Quindi più utilizziamo degli appunti colorati, più ce li ricordiamo a lungo termine. E la terza cosa sono le emozioni. Le emozioni sono veramente il chelante di tutto quello che è nella nostra memorizzazione. È quasi impossibile ricordarsi di una cosa senza che sia legata o chelata di un'emozione. Quindi queste tre cose, le immagini, i colori e le emozioni. Cosa facciamo a scuola? Prendiamo appunti come? In modo lineare, generalmente in nero o in blu scuro, e ovviamente l'emozione che ci leghiamo a questo non è molto piacevole. Quindi è per quello che parliamo tantissimo di quello che abbiamo studiato a scuola. Ora vediamo che queste cose, queste mappe mentali, queste strutture le possiamo utilizzare benissimo nelle aziende per creare un organigramma, per creare una pianificazione, per creare un progetto, un obiettivo comune, una visione comune. In un team è molto importante che tutte le persone che lavorano in azienda o su un progetto abbiano la stessa visione, altrimenti c'è un dispendio veramente tanto a livello energetico e potrebbe essere che l'obiettivo non viene portato a termine proprio per questo. Quindi si fa dei gruppi di lavoro a livello di mappe mentali. E poi quello che è molto importante, che a me piace moltissimo, è a livello di ragazzi, a livello di privati, di ragazzi che in questo momento devono imparare tantissime cose a scuola e hanno difficoltà a ricordarsi, e quindi si fa delle mappe mentali. E veramente ho dei grandissimi risultati su questo, perché uno piace perché è colorato. Non so, la prima cosa che fanno i bambini, prendono i colori e disegnano dappertutto, anche sulle parete. Poi arriviamo noi a 30-40 anni che una matita colorata non la vediamo più. È un peccato, perché qualsiasi persona che usa dei colori si diverte e proprio aiuta la memorizzazione, il divertimento. Quindi vediamo qua questo ragazzo che si diverte tantissimo e in realtà sta studiando. E tutto quello che ha fatto si è ricordato perfettamente quando ha fatto gli esami. Quindi adesso quello che vorrei chiedervi per chiudere il mio intervento e cosa potrebbe cambiare nella vostra vita se da domani imparate anche a organizzare le vostre idee e le informazioni che ricevete durante tutto il giorno? Perché abbiamo tanto da organizzare tutta la nostra vita, quindi le cose, il tempo, però anche le informazioni, ora come ora, sono molto importanti da prendere dentro di noi all'infinito per il tempo che ci rimane da vivere. Ok, vi ringrazio.